Oggi alla presenza del professor Bauman l'inaugurazione dell'anno accademico dello IUL. Sì, è un'occasione importante perché la IUL nacque all'inizio proprio dei decreti di costituzione delle università telematiche ed è rimasta l'unica università che ha soci pubblici. Inizialmente nacque con altre università che erano distribuite su tutto il territorio nazionale, dal nord fino al sud d'Italia. Poi per una serie di vicende adesso la IUL è costituita dall'Università di Firenze e dall'INDIRE, quindi un ente di ricerca e una grande università italiana. Qual è il progetto? Il progetto è di offrire attraverso appunto la rete, quindi attraverso una formazione online, la possibilità a tanti insegnanti che lavorando non hanno la possibilità di frequentare fisicamente le università, ma che hanno bisogno magari di concludere il percorso universitario, parlo soprattutto degli insegnanti elementari che sono in servizio da più anni, ma anche di nuove generazioni di insegnanti e soprattutto la IUL organizzerà master, corsi di specializzazione utilizzando la vasta rete di collaborazioni internazionali che INDIRE ha in questo momento a disposizione attraverso il consorzio europeo di European Schoolnet, quindi mettendo insieme tutta una serie di sinergie per che cosa? Per aiutare gli insegnanti nella trasformazione della scuola, nel grande cambiamento che il sistema scolastico, così come lo conosciamo noi, il modello educativo che conosciamo noi, inevitabilmente nei prossimi anni riceverà una vera e propria rivoluzione strutturale. Noi abbiamo una società, una scuola che io dico sempre molto tayloristica, cioè una scuola che era fatta per una società che oggi non c'è più, una società industriale dove si doveva dare ai cittadini, ai futuri cittadini, gli strumenti di base che alla fine erano legati al saper leggere, scrivere e far di conto. Si diceva che erano, gli inglesi le chiamano le tre R, arithmetic, writing e reading, ma che oggi non sono più sufficienti. Queste sono delle abilità che permettevano di partecipare a una società. Oggi per partecipare a una società bisogna sviluppare soprattutto delle competenze e le competenze sono legate, come diceva Bauman, a un percorso più che al raggiungimento di un obiettivo che alla fine non si raggiunge mai, perché si entra in un percorso formativo e tutti ormai dicono che bisogna imparare ad imparare, che bisogna essere pronti a cambiare, a trasformare la scuola. Questo, guardi, è paradossalmente il grande vantaggio di alcune nostre strutture scolastiche. Parlo del liceo classico. Alla fine il liceo classico perché ha così questa grande durata negli anni? Perché non insegna niente. Non insegna niente di spendibile domani, ma insegna, forma la testa delle persone, cioè ti insegna a imparare. E quindi questa è una delle grandi, diciamo, tesori che abbiamo nella nostra scuola e che è apprezzato. Molti dei nostri ingegneri, medici che vanno all'estero sono apprezzatissimi proprio per questa grande flessibilità, questa grande capacità, questo grande eclettismo, direi, che è un grande valore che noi dobbiamo assolutamente sviluppare e potenziare attraverso una però trasformazione di un modello educativo che è ancora un po' lontano dalla società attuale.